Compagnia per i primi minuti, per i minuti iniziali di questo webinar dedicato al tema della cybersecurity. Oggi questo webinar fa parte di un'iniziativa più ampia, che è quella delle settimane dell'amministrazione aperta, e abbiamo deciso di dedicare come Formez, in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Oggi, ad esempio, questo webinar è organizzato grazie ai colleghi dell'AGID, e vi dicevo, la parte che ci interessa di più, soprattutto per questi minuti iniziali, è dare un minimo di contesto rispetto a dove nasce questa iniziativa, come si sviluppa e quali sono le iniziative ad essa collegate. Io davvero mi prenderò solo 5 minuti iniziali per dare modo a tutti di raggiungerci in aula, tutti i ritardatari. Ci fa particolarmente piacere che ci siano state più di 600 iscrizioni a questo webinar. Ci lascia intuire che il tema della sicurezza informatica sia incuriosisca particolarmente i nostri utenti, ed è una cosa che ci fa piacere, perché in qualche modo ci aiuta a capire che i temi trattati, i temi che abbiamo deciso di trattare in questi giorni della settimana dell'amministrazione aperta, sono più o meno quelli che incontrano l'interesse dei nostri utenti. Ringrazio voi per essere particolarmente puntuali. In questo momento siete quasi 240, quindi ci fa piacere anche la partecipazione diretta a questi seminari. E vi dicevo, questo webinar nasce in un contesto più ampio, che è quello della settimana dell'amministrazione aperta, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e organizzata nell'ambito di un'iniziativa più ampia, che è quella di Open Government Partnership. Giusto due parole: Open Government Partnership è un accordo multilaterale tra paesi diversi che si impegnano in maniera formale a portare avanti delle iniziative dedicate ai temi cari al governo aperto: l'accountability, la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, il civic engagement. Questa mappa più o meno vi lascio intuire quali sono i paesi che in questo momento, credo siano più di una settantina, hanno aderito a OGP. Noi come Italia lo abbiamo fatto da qualche anno. Credo che il primo piano nazionale di Open Government italiano fosse nel 2012. Sono piani biennali, quindi in successione siamo arrivati all'attuale terzo piano di Open Government, che è particolarmente ampio, particolarmente ambizioso rispetto ai precedenti. Conta più di 34 azioni, coinvolge molte pubbliche amministrazioni sia a livello centrale che a livello locale. L'AGID è direttamente chiamata, ad esempio, a seguire parte di queste azioni, ed è direttamente coinvolta insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica su molte di queste iniziative. La settimana dell'amministrazione aperta è esattamente una di queste iniziative, se volete. Magari non ha il pari livello di un'azione specifica, però è un modo che Open Government Partnership Italia ha di raccontare quello che sta avvenendo. Ve lo dicevo un attimo fa: il civic engagement, la partecipazione, la promozione della trasparenza, della cultura della trasparenza è uno dei temi cari Open Government Partnership, e quindi già al secondo anno abbiamo deciso, la pubblica amministrazione decide di investire sulla divulgazione di questi temi attraverso una serie di iniziative che appunto si collocano in questa settimana dell'amministrazione aperta. Di che cosa si tratta? Sono 5 giorni, abbiamo iniziato ieri e si concluderà domenica prossima, 11 febbraio. Tutte le pubbliche amministrazioni italiane promuovono, con temi diversi e con modalità diverse, seminari, hackathon, dibattiti, webinar del tutto simili a quelli che stiamo facendo adesso, per promuovere i temi cari OGP, per promuovere la cultura della trasparenza della pubblica amministrazione, e soprattutto per fare un passaggio successivo, per divulgare, per raccontare con parole semplici, parole chiare a tutti, quello che sta avvenendo nella pubblica amministrazione italiana rispetto a Open Government Partnership e più in generale rispetto a questi temi. Vi segnalo in particolare un sito web che è opengov.it, non può essere più chiaro di così, /SSA, settimana amministrazione aperta, dove questa pagina diventa una sorta di aggregatore. Tutte le pubbliche amministrazioni possono proporre attraverso questa pagina i propri eventi, e quindi gli utenti possono avere un minimo di idea di che cosa sta avvenendo e dove. Vi ricordo che molti di questi eventi sono anche in presenza, non ci sono solo webinar, quindi magari a seconda di dove siete, dando una scorsa a questa mappa, potete sapere quali sono gli eventi più vicini al luogo in cui vi trovate e magari lasciarvi coinvolgere da un evento in presenza. Come Formez abbiamo deciso di fare un webinar per ognuno dei primi 5 giorni della settimana dell'amministrazione aperta. Abbiamo iniziato ieri con la trasparenza e l'informazione dell'Unione Europea. Oggi ci concentriamo sul tema della cyber security, domani parliamo di trasparenza comunicativa e di partecipazione, e giovedì prossimo, l'8
soprattutto parliamo di accountability e di open data, come i due temi si intrecciano e come OGP ci aiuta a dare uno sguardo al tema della divulgazione dei dati e della divulgazione delle informazioni, chiudiamo venerdì prossimo con un webinar dedicato al nuovo giornalismo pubblico. Io ne approfitto anche per segnalarvi qui in chat una news appena pubblicata sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dove vengono invece specificati i temi direttamente collegati a cui partecipa direttamente l'Agenzia per l'Italia Digitale. Anche qui potete avere un minimo di idea di quello che magari può interessarvi e deciderlo di seguire. A tutti e cinque questi webinar ci si può iscrivere esattamente così come vi siete iscritti al seminario di oggi attraverso la piattaforma 20PA, e vi dicevo, oggi parliamo di cyber security, azioni per una pubblica amministrazione più sicura. Lo facciamo dopo questa brevissima introduzione che stiamo facendo in questo momento, grazie all'aiuto di Francesco Tortorelli dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che ci dà un minimo di contesto su che cos'è e cosa l'Agenzia dell'Italia Digitale sta facendo in questo senso. I due interventi successivi, quelli di Corrado Giuscottozzi e di Mario Terranova, invece fanno un focus più diretto sul ruolo di CertPA. Ci racconteranno loro meglio di qui a un po' di che cosa si tratta e come le pubbliche amministrazioni, in maniera più operativa, possono migliorare, anzi devono migliorare, la sicurezza dei loro sistemi. E ne approfitto anche per dirvi che non è casuale la data del webinar di oggi. Oggi infatti è il Safer Internet Day 2018, credo che anche qui sia la seconda edizione della Giornata Mondiale della Sicurezza Online. È un tema particolarmente sentito, ci sono una serie di iniziative portate avanti in questo senso. Il sito dedicato vi dà un minimo di idea di quanto sia estesa questa iniziativa a livello internazionale. Vedete quei puntini, sono le varie iniziative previste proprio per la giornata di oggi, e questo webinar in qualche modo vuole seguire questa traccia e vuole raccontare quella che è la sicurezza informatica per la pubblica amministrazione. Ne approfitto giusto prima di lasciare la parola a Francesco Tortorelli per darvi due indicazioni estremamente logistiche tecniche. Avete già utilizzato la chat, quella che state utilizzando in questo momento, per darci il buongiorno, io vi ringrazio e ricambio, e vi dico anche che la stessa chat può essere utilizzata per porre domande ai nostri relatori, quindi utilizzatela come canale di comunicazione con, se vi dovesse venire in mente qualche curiosità rispetto ai tre interventi che vedrete più avanti, ci preoccupiamo noi, a conclusione degli interventi dei singoli relatori, di riproporgli le domande, e quindi di rendere quanto più dialogato possibile questo seminario online. Un'ultima cosa logistica prima di lasciare la parola a Francesco Tortorelli: la registrazione e le slide utilizzate dai nostri relatori saranno disponibili a conclusione di questo webinar, massimo primo pomeriggio, sulla stessa pagina della piattaforma 20PA da cui vi siete iscritti. Il link è quello che trovate più qui in basso, la pagina è questa, e vi ripeto, tempo di andare a mangiare subito dopo questo webinar, e carichiamo online la registrazione e le presentazioni dei nostri relatori. Io credo di avervi detto tutto, nel frattempo voi siete diventati 330, quindi ancora una volta grazie per la grande partecipazione. Chiederei a Francesco Tortorelli di aprire la sua webcam e il suo microfono, le sue slide sono già qui. A te la parola, Francesco. Temo che non ti sentiamo ancora, forse devi abilitare il tuo microfono. Perfetto. Ok, perfetto. Allora, intanto buongiorno a tutti e vi ringrazio di questa occasione. Diciamo, tempo fa questi erano temi riservati ad addetti ai lavori. Oramai, insomma, ed è importante, diciamo, che il tema della sicurezza e della cyber security, che peraltro sta diventando un tema di attualità, è un tema che deve pervadere l'azione amministrativa. Ora io in questo mio intervento introduttivo vi dirò un pochino cosa è Agid, cosa fa, e richiamare un po' di principi generali, diciamo, sulla sicurezza. Poi i miei colleghi entreranno nel merito, diciamo, di alcune attività concrete che l'agenzia sta facendo a supporto, diciamo, della realizzazione di sistemi sicuri da parte delle pubbliche amministrazioni. Dunque, Agid, per chi non la conoscesse, è un'agenzia che, diciamo, dipende funzionalmente dal Ministro della Pubblica Amministrazione, della Semplificazione Pubblica Amministrazione, quindi un'agenzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le attività principali di Agid sono quelle riportate in questa chart, quindi di coordinamento, diciamo, informatico dell'amministrazione centrale e locale.
dell'emanazione delle regole tecniche. Il nuovo codice dell'amministrazione digitale, peraltro, ha stabilito che le regole tecniche siano emanate non più con decreti, ma attraverso linee guida AGID e attraverso anche una partecipazione, quindi una pubblica consultazione prima dell'emanazione delle regole, ovviamente consultando di volta in volta gli attori eventualmente interessati, a partire dal garante privacy o amministrazioni connesse. Ovviamente il tema è questo: AGID si occupa di cyber security, c'è cioè una struttura, la struttura quindi guidata da Mario Terranova, che seguirà negli interventi, che si chiama proprio per l'appunto CertPA, e ha tutta una serie di attività sia a livello diciamo preventivo sia a livello reattivo per quanto concerne la sicurezza informatica. Ovviamente inquadrata in uno scenario nazionale e diciamo a brevissimo anche internazionale di rapporti e di contatti, proprio perché diciamo siamo sempre più un'amministrazione inquadrata in un contesto europeo e sempre di più in quel contesto dove integrare procedure e applicazioni, quindi l'impatto di una serie di problematiche possono chiaramente pervadere anche i nostri colleghi di altre nazioni. Svolge attività di vigilanza su soggetti che appartengono a determinate categorie per i quali vengono accreditati, e quindi saranno a voi ben noti: la posta elettronica certificata, la firma digitale, la conservazione e l'identità digitale, quindi SPID. Quindi stiamo parlando complessivamente di un centinaio di soggetti, poco più, iscritti in questi elenchi, sui quali AGID svolge attività di vigilanza, e allo stesso modo svolge attività di vigilanza sui soggetti che sono definiti nell'ambito della direttiva scusate, del regolamento EIDAS sui servizi fiduciari. Diciamo, altre attività riguardano la relazione e aggiornamento del piano triennale, vi dirò nelle slide successive. Quindi gestisce diciamo, alcuni progetti di trasformazione digitale in prima battuta, svolge anche alcune attività di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda il procurement precommerciale, rispetto al quale diciamo, ha diverse iniziative in atto a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Ha anche compiti per quanto riguarda l'alfabetizzazione digitale. Ora, venendo un po' più nel concreto alle azioni che delineate diciamo quindi al piano triennale, il piano triennale è diciamo una fantastica opportunità perché intanto è un atto assunto dal governo attraverso un regolamento, quindi un DPCM, che definisce e mette insieme diciamo, una pianificazione strategica del sistema informativo complessivo della pubblica amministrazione, aspetti che riguardano la finanza di questi progetti e aspetti come dire, proprio di pianificazione delle scadenze di tutta una serie di. Il percorso, diciamo, un percorso che è partito dalla strategia di crescita digitale, che è un documento, diciamo, di condizionalità ex ante richiesto dalla Commissione per definire, diciamo, l'erogazione di fondi, quantomeno su alcuni obiettivi tematici, in particolare l'OT2, e diciamo, è seguito poi il modello strategico di trasformazione digitale della PA richiamato dallo stesso piano triennale, e l'anno scorso a maggio è uscita la prima versione del piano triennale. Il piano triennale sarà ovviamente ciclico, quindi ogni anno si aggiunge un anno e diciamo segue quindi un percorso virtuoso. Piano triennale, diciamo, fondamentalmente dal punto di vista, diciamo, volendo fare una super sintesi, diciamo, possiamo vederlo in quattro blocchi, in realtà molti di più, ma per esigenze anche di brevità, insomma. Sono definite azioni sulle infrastrutture fisiche, quali la razionalizzazione dei data center. Questo è importante anche ai fini della sicurezza perché ovviamente si riduce la superficie di attacco e si possono concentrare meglio chiaramente le misure. Altra area è quella delle infrastrutture immateriali che diciamo, forniscono all'intero sistema delle pubbliche amministrazioni alcuni building block fondamentali
che consentono sia di generare, diciamo, un'interoperabilità all'interno della pubblica amministrazione e soprattutto di portare benefici ai cittadini che vedono attraverso questi sistemi, tra i quali il nodo dei pagamenti e SPID, ad esempio, di vedere unificati in un unico punto, diverse modalità. Nel merito, diciamo, il nodo dei pagamenti consente ad ogni cittadino poi di utilizzare la propria banca nei confronti dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni, semplificando al massimo, e attraverso SPID di avere un'unica identità digitale con la quale connettersi ai servizi di tutte le amministrazioni. Quindi rappresentano sia snodi importanti di interoperabilità, ma anche dei presidi sui quali, dal punto di vista, visto che siamo in tema della sicurezza, poi si possono applicare concretamente e correttamente le varie. Gli ecosistemi definiscono ambiti tematici all'interno dei quali immaginate giustizia, immaginate il turismo, all'interno dei quali diverse amministrazioni, anche soggetti privati, concorrono nel realizzare dei servizi e quindi ambienti omogenei all'interno dei quali vengono realizzati i servizi. Un altro aspetto, diciamo, un punto importante, parte importante del piano triennale è la sicurezza, che è intanto trasversale, diciamo, a tutte le parti, a tutti i livelli. All'interno della sono previste tutta una serie di azioni a carico di Agid, ma anche delle amministrazioni che poi verranno viste nell'ambito degli interventi che seguiranno. Io utilizzo le ultime due slide solo per introdurvi alcuni concetti importanti che i miei colleghi poi riprenderanno, insomma, no? Nel descrivere diciamo, più concretamente gli attivi Agid a favore delle amministrazioni. Io ho chiamato aspetti sistemici della sicurezza, ovviamente sono una super sintesi e quindi non vedeteli in maniera esaustiva. Intanto, primo principio che la sicurezza deve essere un elemento integrante di un progetto, detto by design anche diciamo in contesti internazionali. Nell'Action Plan, il Government 2016-2020, diciamo, la Commissione europea ha definito la sicurezza proprio come un elemento by design di tutti i progetti di Government. Cosa vuol dire by design? Vuol dire che deve essere parte integrante nella costruzione di un progetto, cioè non si può costruire un progetto e poi dopo alla fine dire, beh, adesso rendiamolo sicuro, perché diventa intrinsecamente insicuro, perché ci si appiccicano delle cose, non vengono costruite quindi sulla base di un modello di sicurezza che quel servizio, l'utenza di quel servizio, il contesto nel quale è erogato, oltretutto, come ho qui scritto, cioè, noi abbiamo un grosso problema in questo paese di utilizzo dei servizi online. E questo a prescindere dal fatto che i servizi online siano disegnati bene, siano semplici, eccetera, ma uno degli elementi che porta fiducia verso i servizi online è proprio avere la certezza, dal punto di vista dell'utente e anche dell'erogatore dei servizi, che il contesto nel quale quel servizio viene erogato sia un contesto che fornisce fiducia. Quindi fornire la fiducia attraverso la sicurezza, quindi fornendo e mantenendo nel tempo quelle caratteristiche di continuità del servizio, di inalterabilità e di inviolabilità delle informazioni. Altro elemento importante è che, diciamo, bisogna riguardare la sicurezza come una misura per garantire la migliore qualità e la durata nel tempo di un progetto. Io ho segnato qui cosa voglio dire con la metafora della salute. Nell'ambito sanitario, immaginate che noi siamo abituati al sistema di vaccinazioni preventive, siamo abituati al fatto che se delle persone lavorano in particolari contesti debbono essere maggiormente salvaguardati, igiene, cura, eccetera, eccetera, che periodicamente ci sono nuovi virus, nuovi cicli infettivi rispetto ai quali si organizzano misure preventive e così via. Ecco, questa metafora, a mio giudizio, è uno, diciamo, degli elementi che meglio può rendere quella che è un'attività di organizzazione, diciamo, delle misure preventive e reattive rispetto alla sicurezza e che quindi vanno programmate e aggiornate nel tempo. Quindi, diciamo, è un investimento decisamente continuo, proprio perché deve seguire la vita di un progetto. Ecco, qual è l'approccio alla sicurezza che noi suggeriamo in linea con le best practice internazionali? Quella di gestire la sicurezza attraverso un approccio costante e continuo di valutazione del rischio, ovviamente mettendosi dal punto di vista di una prospettiva non solo IT, ma di una prospettiva di business specifica del contesto. Beh, potremmo dire che un PC stand alone non è un problema a un basso rischio di sicurezza,
ma questa non è una regola generale perché bisogna anche ragionare, anche se il singolo PC standalone, a quale diciamo, attività preposto e quale è il danno che ne ricaverebbe l'organizzazione in caso di violazione diciamo, di quel PC. Ecco, alcuni elementi da sfatare. Allora, intanto dobbiamo, primo elemento da considerare è che la sicurezza non deve essere vissuta come un adempimento. Quindi, rispetto alla regola tecnica, ho applicato o non applicato le misure minime, o ho fatto o non ho fatto quello. E la maniera peggiore per affrontare un tema di sicurezza è viverla come un adempimento. Ovviamente, anche dei vari miti sono quelli di ho fatto fare dei penetration test, risultato positivo, quindi il mio sistema è sicuro. Non è vero, il penetration test è una cosa giusta da fare che si fa in un determinato istante e invece questo, le condizioni possono mutare le condizioni al contorno. Altro elemento, anche qui non è un elenco esaustivo, è solo per introdurre i temi che i miei colleghi meglio svisceranno. Non elementi critici, un altro elemento che io spesso sento dire, non elementi critici o appetibili da proteggere. Spesso questo non è vero perché non è stata fatta appunto una corretta valutazione del rischio, che può essere un rischio d'immagine, come dicevo, un rischio di fiducia dei cittadini nei confronti complessivamente dei servizi che quell'organizzazione, quell'amministrazione, per quanto ci riguarda, mette a disposizione. Ancora, oppure il mito di aver fatto degli investimenti in tecnologia, quindi ho comprato una serie di dispositivi piuttosto che ho degli antimalware, degli antivirus, eccetera, eccetera. Anche questo, sicurezza non è semplicemente aver fatto degli investimenti, investimenti che poi andrebbero peraltro mantenuti costantemente aggiornati nel tempo, ma è un insieme, come vedete, di azioni tecniche, organizzative, protratte nel tempo e sempre aggiornate alla luce di una valutazione, ovviamente, del rischio. Infine, ma non ultima, altra considerazione che spesso si sente dire, ma ho robuste policy costantemente vigilate. Non è solo un problema di policy, quindi è un insieme di tutte queste cose. Ecco, io vi ringrazio, ho concluso il mio intervento introduttivo, resto quindi a disposizione per domande e lascio la parola ai miei colleghi qui che seguiranno. Mille grazie Francesco, grazie per questa introduzione. Non sono arrivate domande dirette rispetto alla prima introduzione di oggi, quindi direi che possiamo passare al relatore successivo, quindi chiederei a Corrado di aprire la sua webcam e di aprire il suo microfono. Nel frattempo Gianluca ha finito che è in regia qui con me. Ha lanciato la presentazione di Corrado, vi informo che siamo quasi 400 partecipanti, quindi ancora una volta torno a ringraziarvi per la forte partecipazione e lascerei la parola a Corrado Giustozzi per il secondo intervento di oggi. Buongiorno a tutti. Allora, il mio intervento è abbastanza specifico su una delle azioni che Agid ha fatto nel corso dell'anno precedente, in linea con quanto diceva Francesco Tortorelli, nella sua veste di soggetto che deve emanare policy linee guida, ma contribuire anche a innalzare la sensibilità e la cultura della sicurezza nelle pubbliche amministrazioni. Quindi la parte, diciamo, metodologica prescrittiva di indirizzo, poi c'è la parte di supporto nel caso di incidenti, che è il CertEPIA, di cui parlerà poi Mario Terranova in conclusione. E parliamo quindi delle famose barra famigerate misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, che come diciamo, penso, spero quasi tutti sanno, sono obbligatorie dalla fine dell'anno scorso. Perché sono state emanate, che scopo hanno, e come devono essere soprattutto interpretate? Allora, non sono, e mi riallaccio a quello che diceva Francesco, non sono nate per vessare le pubbliche amministrazioni con un ulteriore insieme di oneri a carico delle povere amministrazioni, ma vogliono essere davvero un supporto anche di indirizzo, anche di percorso, per aiutare le pubbliche amministrazioni a portarsi a un livello comune e, diciamo, minimamente adeguato di protezione, perché il livello della minaccia è in continua crescita. La pubblica amministrazione è da sempre purtroppo un po' indietro nella lotta a questo tipo di minaccia. E quindi irrazionali.
nascono un po' da lontano, dalla appunto considerazione che la pubblica amministrazione deve colmare un importante gap per quanto riguarda appunto le capacità di affrontare la minaccia cibernetica che invece si sviluppa a ritmi estremamente serrati. E mi rifaccio in particolare a un rapporto interessante del 2014, ma sostanzialmente dice cose che sono ancora valide, che fu pubblicato appunto in collaborazione con Sapienza, Università di Roma e l'AGID, proprio per analizzare e fare un pochino il punto sullo stato della consapevolezza della minaccia e delle capacità di difesa delle pubbliche amministrazioni italiane. È un rapporto si trova ancora, lo potete scaricare dal sito di Sapienza del CIS, perché fotografa bene la situazione. Fu fatto mediante un questionario rivolto a, o anche sul sito di AGID naturalmente, rivolto a qualche centinaio di amministrazioni, non tutte ovviamente hanno risposto, però i dati erano significativi per poter tracciare delle conseguenze. Non ve lo racconto in dettaglio, ma prendo soltanto i punti importanti che giustifichino poi le azioni, di cui vi dirò fra un pochino. Da questo rapporto emerge che la pubblica amministrazione, rispetto alla minaccia si pone, come diceva Francesco, in una maniera, diciamo, poco strategica. La sicurezza è basata soprattutto sulle tecnologie, i fornitori la fanno da padrone, cercano di vendere alle amministrazioni degli oggetti tecnologici di protezione, che però messi da soli sulla rete non servono moltissimo. Manca in modo importante un'organizzazione dedicata alla prevenzione e alla risposta degli incidenti. La superficie di attacco è eccessiva, cioè il numero e l'estensione dei punti, diciamo, vulnerabili della pubblica amministrazione è molto elevato e questo favorisce ovviamente l'attaccante. Una delle azioni di Agita è, per esempio, la riduzione del numero di data center della pubblica amministrazione, che va esattamente in questa direzione. E manca, come dicevo prima, una baseline comune di riferimento, cioè sapere cosa bisogna fare? Quali sono gli accorgimenti, almeno minimali, ma comuni a tutti, che devono essere adottati? Giusto un paio di diagrammi presi da questo interessante rapporto, tanto per caratterizzare la situazione. Le amministrazioni intervistate sono state suddivise in queste cinque grandi categorie: regioni, amministrazioni centrali, comuni, ASL e aziende ospedaliere. Per ciascuna, diciamo, sono state rilevate il livello di preparazione su tre direzioni, su tre dimensioni differenti. La awareness, quindi la sensibilità verso il problema, la consapevolezza, la capacità, diciamo, organizzativa di rispondere e di prevenire gli attacchi, e la capacità tecnologica proprio di difesa. Ecco, da questo diagramma di sintesi si vede che la pubblica amministrazione italiana non sta messa benissimo. L'area della sufficienza, che è l'area gialla, viene raggiunta in pochi casi. Ovviamente dalle strutture che ci si aspetta siano anche più dotate di infrastruttura, di personale e di mezzi. E comunque in pochi casi. La parte dell'organizzazione è estremamente carente ovunque, la sanità, come vedete, è piuttosto messa male, così come i comuni sembrano un po' abbandonati a se stessi. Vista in un'altra prospettiva, diciamo, mappando su un piano difesa-organizzazione le stesse amministrazioni contraddistinte dagli stessi colori, vediamo anche qui nell'area della sufficienza ci sono praticamente solo pubbliche amministrazioni centrali, mentre quelle periferiche sono poverine in basso a sinistra. E questa è una situazione che va ovviamente sanata. Le misure minime di sicurezza
vanno esattamente in questa direzione, nel fornire alle amministrazioni di riferimento un aiuto, un'indicazione su quali sono le misure minime e, perdonatemi la battuta, vedremo fra un attimo, minimo in questo senso, vuol dire anche minimo per decenza, cioè ci sono alcune misure che sono state previste che veramente bisognerebbe adottare anche a casa propria, col wifi di casa. No, non parliamo di cose, diciamo, estremamente sofisticate in molti casi, proprio perché queste misure vengono incontro alle esigenze, delle amministrazioni di cui conosciamo ovviamente la situazione e la capacità, perdonatemi, spesso di fare le nozze con i fichi secchi. Allora, le misure erano già state anticipate prima della loro emanazione in Gazzetta proprio per poter dare modo alle amministrazioni di familiarizzare con esse, di iniziare a intraprendere il percorso. Ovviamente sono state prodotte dopo una consultazione, anche se non pubblica, fra diverse amministrazioni, grandi e piccole. C'è stato un lavoro di preparazione piuttosto importante. Appunto, nelle more del percorso di pubblicazione in Gazzetta erano state comunque anticipate via web sul sito di Agid e del CERTPA. Sono state emesse formalmente con una circolare numero 2 del 2017 del 18 aprile, quindi circa un anno fa, e pubblicate in Gazzetta Ufficiale a maggio del 2017. Quindi sono diventate vigenti e prevedevano il termine del 31 dicembre scorso per l'adozione di tutte le misure, quindi per gli adempimenti, l'adozione degli adempimenti previsti. Adesso vedremo quali sono e che cosa bisognava fare o come bisognava farlo. Una cosa importante, Agid per diciamo, questo tipo di attività non ha potere sanzionatorio, ma diciamo, basarsi sul potere sanzionatorio per il rispetto delle norme è comunque una cosa, lasciatemi dire, un pochino triste, perché norme come questa, che sono linee guida per la migliore risposta a una minaccia, in realtà dovrebbero essere adottate in quanto indicazioni di safety e di security, quindi di miglioramento della situazione. In ogni caso, il documento prevede, la norma prevede che l'adozione delle misure minime siano una precisa responsabilità del dirigente responsabile della transizione digitale, che dovrebbe essere nominato, è una figura obbligatoria, dovrebbe essere nominato ai sensi dell'articolo 17 del CAD. So benissimo che tantissime amministrazioni non lo hanno nominato, ma questa non è un'esimente, nel senso che avrebbero dovuto farlo, per cui la mancanza del dirigente responsabile non è una scusa, ma tutt'al più è un'ulteriore inadempienza da parte dell'amministrazione. In ogni caso, questo serve per identificare una figura, che di solito è una figura di riferimento apicale, che coordini, che controlli, che supporti e che dia impulso a tante iniziative digitali, fra cui quella della sicurezza, che per definizione è fra le più importanti. Quali sono quindi gli obiettivi che Agid si è data e ha voluto dare alle amministrazioni con l'emissione di queste misure? In primis, appunto, un obiettivo di indirizzo, di spiegare alle amministrazioni, soprattutto quelle meno preparate, e abbiamo visto quali sono, perché non sono mai state esposte a questi temi, perché nessuno ha mai spiegato loro che cosa bisogna fare. Ecco, una prima volta in cui si spiega loro con uno strumento semplice, perché di fatto è una checklist, quindi facilmente utilizzabile, quali sono le azioni, sia organizzative che tecnologiche, da mettere in campo per effettuare una sana prevenzione. Poi è chiaro che si può fare di più, meglio, ma almeno queste misure minime significa meno di così non si deve fare, perché rispetto ai tempi in cui viviamo, meno di così significa rimanere esposti a pericoli piuttosto importanti. Quindi, in primo luogo, indirizzare le esigenze delle amministrazioni aiutandole con una checklist a disegnare un percorso in attesa che vengano
vengano emessi altri documenti di più ampio respiro, quali appunto linee guida, eccetera. Attenzione, le misure minime nella loro declinazione minima non richiedono investimenti, sono state disegnate apposta perché possono essere realizzate sostanzialmente con un foglio Excel, con carta e penna, un po' di organizzazione e basta. È chiaro che nella attuazione più completa, pervasiva e di maggior portata, magari qualche investimento c'è da fare, ma al minimo, alla declinazione minima no. E questo è stato by design deciso proprio per venire incontro alle esigenze delle amministrazioni che ovviamente non hanno fondi in eccesso, mettiamola così. Quindi il primo obiettivo era questo di indirizzo. Il secondo obiettivo, l'avevo già accennato, è stabilire una linea comune, una baseline comune a tutti, quindi sapere qual è il livello zero, il livello base sul quale tutti quanti dobbiamo appoggiarci e essere fiduciosi che anche gli altri lo mantengano. Così possiamo poi dopo partire da un riferimento comune per eventualmente migliorare. Non solo, lo strumento della checklist, che è quello che attua le misure minime, si presta anche ad essere utilizzato per verifica, per cui l'amministrazione può verificare contro la checklist il proprio stato, quindi avere una indicazione di quanto vicino o lontano è da questa linea di riferimento comune, quindi avere uno strumento anche per indirizzare eventuali azioni di miglioramento, pianificare eventuali spese o comunque misure organizzative o tecnologiche e quindi costruirsi un percorso personalizzato, ottimale, per raggiungere un livello che è quello adeguato al contesto. E infine, la obbligatorietà serve a responsabilizzare le amministrazioni sul fatto che la sicurezza cibernetica non è più un plus, non è un qualcosa di opzionale, non è un qualcosa che sarebbe bello avere, ma se non l'abbiamo, non importa, è necessario, è indispensabile. Il livello della minaccia è estremamente sofisticato e sempre crescente, non si può ignorare. Tantissime pubbliche amministrazioni rimangono vittime di azioni che vanno dal banale phishing al ransomware, quindi alla cifratura dei dati con richiesta di riscatto e via dicendo, e più i cittadini useranno servizi digitali e più le amministrazioni dovranno essere sicure e protette contro queste minacce. Quindi non è più un qualcosa di nice to have, ma va assolutamente attuato. Le considerazioni che ci hanno ispirato nello sviluppare queste misure le ho già un pochino accennate. Intanto non reinventare la ruota, non reinventare l'acqua calda, ma riferirsi a diciamo, standard consolidati nella comunità degli esperti mondiali, per cui prendere come riferimento una serie di misure di checklist che vengono periodicamente aggiornate, le famose SANS 20 o CSC, come si chiamano adesso, che sono diciamo, un riferimento del settore, sviluppata negli Stati Uniti ed aggiornate periodicamente. Adeguandole però alla realtà italiana, non abbiamo fatto una traduzione delle SANS 20 perché non avrebbe avuto nessun senso, abbiamo preso alcuni controlli, oltretutto di due versioni contigue delle SANS, la più recente e la precedente, scegliendo quelli più adatti alla situazione delle pubbliche amministrazioni italiane per quello che dicevo prima, in base a come sono organizzate, a che tipo di risorse hanno o non hanno, quali sono i problemi specifici da questo lato dell'oceano, che sono diversi da quelli del lato opposto dell'oceano, e via dicendo. E quindi soprattutto indirizzare le caratteristiche e le specificità delle nostre pubbliche amministrazioni, che sappiamo bene come sono fatte e quali problemi quotidiani si trovano a vivere. In particolare indirizzandole nel senso di minimizzare gli impatti, sia di tipo organizzativo, effort, sia di tipo costo. Come dicevo prima, le misure minime nella declinazione minima, vedremo ci sono tre declinazioni, veramente si fanno con carta e penna, è solo una questione soprattutto organizzativa di fare mente locale
sulla struttura che si ha in campo. Poi successivamente si possono pensare a eventuali investimenti, ma è un di cui. In particolare abbiamo tenuto presente, eravamo nell'anno scorso, ma ovviamente sapevamo che quest'anno sarebbero entrati in vigore sia il regolamento europeo sulla privacy che la direttiva NIS, e quindi queste misure minime sono in linea con i requisiti sia della privacy che con la NIS, e allineati anche al framework nazionale presentato un paio d'anni fa nell'ambito delle attività della Sapienza, sempre per non dover reinventare l'acqua calda o costringere le amministrazioni a riferirsi a linee guida o standard differenti sostanzialmente per fare la stessa cosa. Quindi le misure minime sono anche, diciamo, in linea e quindi un supporto rispetto ad altri adempimenti richiesti, per esempio sulla privacy. Come sono organizzate? Sono organizzate su alcune, abbiamo chiamato, famiglie di controlli. Controlli nel gergo degli auditor sono contromisure di protezione, quindi attività organizzative o tecnologiche a tutela e protezione di qualche cosa, o di asset materiali, o di asset immateriali, o di processi, o di informazioni. Le misure minime sono organizzate su alcune famiglie di controlli che indirizzano aspetti specifici della sicurezza organizzativa, tecnologica e delle reti. Si parte con misure puramente organizzative. La famiglia, diciamo, 1, Agile Based Line Security Control 1, prevede di fare un inventario dei dispositivi, sapere che cosa ho nella mia rete, perché se non ho, non so che cosa ho nella rete, non so cosa proteggere, perché cosa e come devo proteggere, non li conosco e allora li devo conoscere. Stessa cosa per quanto riguarda software autorizzati e non autorizzati, cosa ha diritto di girare sulla mia rete e cosa no, per sapere se sta girando qualcosa di sbagliato e come impedire a qualcosa di sbagliato di girare. La protezione delle informazioni più importanti della rete, quindi le informazioni di configurazione delle macchine, dei dispositivi di rete contro modifiche e alterazioni non volute. Poi i processi a, diciamo, presidio della rilevamento, della correzione di vulnerabilità sugli oggetti di uso quotidiano, i sistemi operativi, gli applicativi e via dicendo. L'uso appropriato dei privilegi di amministratore, questo è un tema molto importante nella sicurezza delle reti. L'amministratore è colui che per definizione può fare qualunque cosa su qualunque sistema, ha un potere enorme e, come dice la letteratura fumettistica, grandi poteri corrispondono a grandi responsabilità. Gli amministratori di sistema hanno grandi responsabilità, sono anche sancite, per esempio, da un apposito provvedimento del garante della privacy. E diciamo, questa famiglia di controlli spiega come far tesoro della possibilità dell'amministratore di fare qualunque cosa, facendo sì che questo potere non possa essere abusato. Difese contro i malware, e credo che vada da sé, e poi la tenuta delle copie di sicurezza. Adesso passerò in rassegna brevissimamente ciascuna di queste famiglie, giusto per indicare che tipologia di controlli prevedono. Non farò un'analisi esaustiva, poi vi darò i riferimenti di dove si trovano le misure, a parte che sono in gazzetta ufficiale, ma ci sono degli strumenti un pochino più agili per poter, diciamo, compilare per esempio la checklist o il famoso questionario. Giusto per, scusate, e poi la parte di protezione dei dati ovviamente a chiusura. Prima di passare però a questa velocissima analisi delle singole famiglie, un paio di notazioni precedenti. Ho accennato più volte in questa chiacchierata, che le misure prevedono diversi livelli di applicazione. Questa è una cosa, per esempio, che nella SANS non è previsto, ma noi abbiamo introdotto proprio perché la pubblica amministrazione italiana in particolare non è monolitica. Le amministrazioni non sono tutte uguali, anzi, sono tutte diverse fra di loro. E un
Una cosa che va bene per un'amministrazione centrale molto grande non necessariamente va bene per un'amministrazione locale piccola e viceversa. E quindi sarebbe stato sbagliato o inattuabile pensare che gli stessi tipi di controlli sarebbero stati applicabili in modo omogeneo e uguale a tutte le amministrazioni. Quindi i controlli sono stati graduati su 3 livelli. Il livello base è quello che viene chiamato minimo, è il livello minimo delle misure minime. È quello imprescindibile. Ogni amministrazione, grande o piccola, locale o centrale, deve allinearsi al livello minimo. Il livello minimo è veramente minimo. Come dicevo prima, non richiede probabilmente investimenti, a meno che la rete di un'amministrazione non sia in condizioni peggiori della rete di casa di ciascuno di noi, e allora sì, occorrono degli investimenti, ma se diciamo la rete e i sistemi sono a livello di decenza, almeno pari a quello di una rete casalinga, probabilmente il livello minimo si può ottenere semplicemente con un po' di lavoro amministrativo e senza investimenti. Il livello successivo, è definito livello standard, è quello che ci aspettiamo che sia il livello giusto per la maggioranza delle amministrazioni, amministrazioni medie. È un livello ragionevolmente completo, adeguato, non richiede misure straordinarie, non richiede investimenti significativi, è sicuramente un po' più completo del livello minimo, che è minimo, perdonatemi la battuta, proprio per decenza. Meno del livello minimo è indecente pensare che in questi anni una rete possa, diciamo, non possa soddisfarlo. E poi abbiamo previsto un livello avanzato, che rappresenta effettivamente un obiettivo da raggiungere per molte amministrazioni. Potrebbe essere il livello corretto per le amministrazioni più importanti, quelle che trattano dati più critici o erogano servizi molto critici, immagino grandi pubbliche amministrazioni centrali, ma non solo, che hanno per il loro contesto di attività esigenze superiori a quella di un'amministrazione, diciamo, standard. Ma potrebbero anche essere viste, potrebbe essere visto questo livello come obiettivo da raggiungere anche per le altre amministrazioni, per individuare, ad esempio, un percorso di miglioramento anche lungo o protratto nel tempo, ma comunque avere una roadmap, avere un obiettivo di riferimento da raggiungere. Come si devono applicare le misure minime? Questo è un punto, diciamo, che ci è stato spesso presentato in forma di domanda da molte organizzazioni, soprattutto le organizzazioni molto complesse che hanno, insomma, molti dipartimenti differenti fra di loro, in particolare le università o anche gli ospedali, che hanno, non so, una rete amministrativa, una rete, nel caso di università, di ricerca o degli ospedali di diagnostica e via dicendo. Ecco, le misure già prevedono che un'amministrazione sia di questo tipo, quindi non sia omogenea quanto a struttura e servizi erogati, ma sia complessa. In questo caso, l'amministrazione complessa non deve attuare in modo piatto e anche, diciamo, acritico le misure trasversalmente nella sua struttura, ma si può avvantaggiare appunto di questa complessità individuando, come recita testualmente proprio un articolo del testo che accompagna le misure, individuare eventuali sottoinsiemi omogenei o per caratteristiche tecniche o per caratteristiche organizzative o per caratteristiche di requisito, quindi sottoinsiemi ai quali si possano applicare uno o l'altro dei livelli delle misure e applicare a ciascuno di questi sottoinsieme il livello adeguato, per cui non posso mantenere totalmente sicura la rete di ricerca dell'università, va benissimo, applicherò un livello minimo, alla rete amministrativa applicherò un livello medio e farò in modo che le due reti non si contaminino l'una con l'altra. Questo semplifica la vita, ovviamente, alle amministrazioni complesse, anche perché gli adempimenti possono essere in capo a differenti, diciamo, responsabili.
Venendo brevissimamente all'overview delle aree, giusto per vedere come si compongono, dicevo, l'area 1, la famiglia 1, inventario dei dispositivi hardware, prevede misure tipo inventario delle risorse, mantenere un livello minimo decente di log, quindi di consapevolezza di quello che succede sulla rete, un livello di autenticazione. Sono misure del genere, poi più o meno graduate in funzione dei livelli di applicazione, ma concettualmente significa sapere che cosa ho sulla rete per sapere poi cosa devo proteggere e accorgermi se c'è qualcosa di non autorizzato che mi spunta sulla rete. Stessa cosa per il software, inventario dei software autorizzati e non autorizzati, che nei livelli minimi significa semplicemente avere una whitelist, sapere quali applicazioni i miei utenti hanno diritto di usare e quali no. L'enforcement è un discorso diverso, cioè obbligare o verificare che solo applicazioni autorizzate girino e le altre no, è un discorso che si fa nei livelli superiori di applicazione, ma almeno sapere quali sono è fondamentale. La protezione delle configurazioni è importantissima perché le configurazioni sono, diciamo, le formazioni più delicate di ogni dispositivo che spiegano al dispositivo come funzionarsi e come correlarsi agli altri dispositivi sulla rete. Per cui in questa famiglia ci sono misure che prevedono, per esempio, l'adozione di configurazioni standardizzate, la verifica degli accessi amministrativi ai sistemi e via dicendo, quindi misure che salvaguardano l'integrità delle configurazioni dei sistemi. Nella famiglia 4 si parla di valutazione e correzione continua delle vulnerabilità, perché le vulnerabilità, come si diceva anche prima, non sono statiche, ma si sviluppano continuamente, le minacce crescono e quindi bisogna mantenere un ciclo costante di aggiornamento per avere consapevolezza di quali sono le minacce di oggi, diciamo, ai nostri sistemi. L'uso dei privilegi di amministratore, lo avevo citato prima, quindi i controlli in questo caso vanno dalla limitazione dei privilegi a sapere quali sono gli amministratori autorizzati, sapere chi fa che cosa, gestire le loro credenziali. Nella famiglia 8 le difese contro i malware credo che siano abbastanza ovvie, l'antivirus è forse la prima linea di difesa di tantissime amministrazioni, in questo caso le misure spiegano come sistematizzare un po' meglio appunto questo tipo di attività, introducendo strumenti di tipo diverso in funzione delle esigenze. Copie di sicurezza, perché ovviamente non solo i disastri naturali possono succedere, ma i ransomware che rendono indisponibili i dati e chiedono il riscatto sono comunque una minaccia alla utilizzabilità dei dati e che l'unica linea di difesa contro queste minacce è avere delle copie di sicurezza funzionanti e poi protezione dei dati in senso generale, quindi per la tutela della riservatezza e dell'integrità, quindi anche in linea con il mandato della privacy a volte, quindi quando, dove e come utilizzare per esempio crittografia, limitare l'utilizzo di certi tipi di dispositivi e via dicendo. Queste sono le grandi famiglie, nulla di trascendentale e poi ripeto, modulate secondo i livelli che dicevo prima, per cui non c'è da spaventarsi oggettivamente. Online sul sito sia di Agit che del CertEPA ci sono ovviamente la norma, tutta una serie di risorse, compreso il famoso modulo che va compilato, ma come strumento di supporto a chi diciamo, indirizza le misure minime. Il modulo va compilato e non va inviato all'Agid o al CERT. Abbiamo tanti casi di amministrazioni che compilano il famoso modulo, quello in cui si dà conto di quali misure e come sono state attuate e ce lo mandano. No, non va mandato, a meno che non si sia verificato un incidente, allora l'amministrazione chiede il supporto del CERT per la gestione dell'incidente. In questo caso ci dovete mandare il modulo perché serve per renderci conto di qual è la situazione da affrontare, ma non è un modulo che serve per fare verifiche ispettive, e quindi va compilato, firmato digitalmente dal responsabile, eccetera, ma mantenuto presso l'amministrazione semplicemente per fare fede
dello stato di una situazione. È uno strumento di lavoro che va aggiornato tutte le volte che serve. I moduli sono disponibili sul sito in formato elettronico editabile, anche in formati aperti. Questi sono i riferimenti dei siti di Agid e del CertEPA. Io ho concluso e grazie a tutti quanti. Grazie a te Corrado. Sono arrivate un po' di domande durante la tua esposizione e sono quelle che trovi Prego. qui accanto. Io prima di passare alle singole domande specifiche, però penso che c'è, volendo come dire, interpretare il sentimento popolare della chat che veniva fuori, mi rifaccio soprattutto a una riga di chat di Sonia Montegiove, credo della regione Umbria, se non ricordo male. La riflessione era, tutto questo non è a costo zero, ci sono da Sono previste da parte delle pubbliche amministrazioni la possibilità di accedere a dei finanziamenti e dei rinforzi rispetto alla dotazione di budget. Insomma, la partita della sicurezza informatica in qualche modo può è sostenuta anche a livello centrale attraverso dei finanziamenti specifici che tu sappia? Non lo so, ma credo che a questa domanda potrebbe rispondere Tortorelli. Francesco, ti vuoi affacciare? Vuoi rispondere? Vedo che hai aperto la tua webcam. Non ti sentiamo, mi sa che devi aprire anche il microfono. Sì, Perfetto. ci sono? Sì. Sì. Allora, diciamo ci sono i finanziamenti PON diverse destinate prevalentemente alle regioni. Diciamo delle poste su questa attività. Come Agid, diciamo, siamo di un programma, diciamo, nell'ambito del PON Governance, la presidenza, del Consiglio del Dipartimento della Funzione Pubblica per risorse di accompagnamento. Il nostro però, diciamo, approccio è un approccio, se vogliamo, asset-based, cioè fornire strumenti alle amministrazioni, tool e strumenti in prevalenza che consentono, per esempio, di attuare le misure minime. Metteremo a disposizione entro l'anno un tool di valutazione del rischio che le amministrazioni possono utilizzare per capire il loro rischio, diciamo, rispetto alla sicurezza informatica e quindi definire una serie di azioni. Perfetto, grazie mille Francesco. Corrado, tornando invece alle domande, per te qualcuno, Giorgio, ci chiedeva se ci sono delle indicazioni specifiche per gli istituti scolastici o più in generale se ci sono delle indicazioni specifiche per alcune tipologie di pubbliche amministrazioni. Allora, sì, nel senso che per esempio abbiamo lavorato moltissimo con le università, in particolare con il CODAU, e il CODAU ha prodotto un documento di linee guida per le università proprio per il rispetto alle misure minime. Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca ha pubblicato a fine anno una circolare rivolta alle scuole, anche quella è stata, diciamo, sviluppata congiuntamente con Agid per, diciamo, fornire alle scuole delle indicazioni, siccome verso fine anno c'erano varie discussioni di varie fonti, vari soggetti sulle modalità di attuazione, anche in questo caso il Ministero ha preso una posizione ufficiale con una circolare che è stata concordata con Agid, per cui sì, ci sono. E siamo ovviamente a disposizione di altri, soprattutto diciamo, aggregatori di amministrazioni, tipo il CODAU, il Ministero, eccetera, per aiutare a dirimere eventuali questioni di applicazione in realtà specifiche e complesse, quali appunto immagino la sanità, la scuola e via dicendo. Poi la domanda di Carlo Reggiani, i dati del 2014 possono essere considerati invariati? Sì, nel senso che secondo me sono peggiorati, perché dal 2014 a oggi non è che la pubblica amministrazione si sia difesa molto di più, mentre la minaccia è certamente aumentata molto di più. E abbiamo non dati verosimili di data breach e sabotaggio, ma abbiamo dati quotidiani e preoccupanti perché l'attività del CertEPA, come ci dirà fra poco Mario Terranova, è esattamente quella di dare supporto agli incidenti nella pubblica amministrazione, accorgersi delle minacce prima che diventino incidenti, per cui lavoriamo quotidianamente con questo tipo di azioni. E vi assicuro che la minaccia è costante e importante. Domanda di Paolo Guarda, Paladini. Sì, dimmi. sì, ti stavo anticipando la domanda di Paolo Padellini, io te l'ho riproposta riguardo, ma immagino che sia parte della trattazione dell'esposizione di Mario Terranova nell'intervento successivo, quindi valuta tu Sì, ma se pensi comunque possa. le misure minime vanno esattamente in queste direzioni, cioè sia la parte,
di prevenzione sia la parte di protezione. Non sono distinte in famiglie diverse, ma i singoli controlli sono sia di tipo di prevenzione che di protezione. E l'ultima domanda, verticalizzare le misure minime per classi specifiche di pubbliche amministrazioni sarebbe stato un'attività a parte molto complessa, ma comunque che non avrebbe risolto il problema, perché i ministeri non sono tutti uguali. Le aziende sanitarie non sono tutte uguali ancora una volta, per cui abbiamo preferito affettare orizzontalmente fra strutture semplici, medie e complesse, oppure con basse esigenze normali o molto alte. Usciranno documenti successivi che aiuteranno a indirizzare meglio le esigenze di appunto, tipologie di amministrazioni, magari scritte insieme ai responsabili di quelle tipologie, come è stato fatto per esempio con le scuole insieme al Ministero dell'Istruzione, e poi l'attività del CERT è esattamente in questo tipo di direzione. Quindi le misure minime non sono la fine, non sono un punto finale, sono un inizio di un percorso per la pubblica amministrazione. Corrado, grazie mille, ti rigiro i complimenti che sono arrivati dalla chat, sei Grazie. stato chiarissimo, prezioso, grazie ancora. E detto questo, io credo che passerei a questo punto all'intervento conclusivo di Mario Terranova che vedete qui sopra la mia webcam. Mario, a te la parola, io spengo il mio microfono e la mia webcam. Buongiorno a tutti e grazie per l'occasione che viene fornita anche per dare un'idea a una platea così vasta e così qualificata delle attività che ormai da diversi anni il CERT della pubblica amministrazione sta conducendo. Mi piace sottolineare il fatto, come vedete nel titolo che ho dato al mio intervento, che più che Computer Emergency Response Team, come diciamo Carnegie Mellon originariamente l'ha interpretato, l'ha definito l'acronimo, come fa il CERT degli Stati Uniti, la R è preferibilmente interpretabile come readiness. Cioè il CERT ha man mano nel tempo evoluto la propria funzione sul versante della prevenzione piuttosto che quello della risposta su cui in qualche modo è nato. Tra l'altro questa è la differenza, a mio avviso, più importante che distingue il CERT, una struttura di tipo CERT, dal XIRT, che viceversa, come previsto nella direttiva NIS, ha un ruolo essenzialmente legato alla risposta agli incidenti. E questo penso verrà abbastanza chiaro, o almeno io ho cercato di farlo emergere in maniera chiara dalla presentazione, dal mio intervento, che fondamentalmente cercherà di puntualizzare cosa fa AGID in generale sulla sicurezza cibernetica molto, molto generalmente, inquadrata in quello che è la struttura di sicurezza cibernetica nazionale, che ovviamente è alquanto complessa, è nata nel 2013 con il decreto Monti e è stata nel 2017, tra l'altro con una tempistica un po' criticabile dal punto di vista della Cabala, modificata dal decreto Gentiloni, che appunto è del 17 venerdì 17 febbraio del 2017. Cercherò poi di focalizzarmi sul quello che è l'attività del CERT PA con un occhio più lungo della pubblica amministrazione, perché l'attività, come vedremo, del CERT PA in realtà nasce nell'ambito della pubblica amministrazione, ma poi si estende in un ambito decisamente più vasto. Come si diceva all'inizio di questo webinar, il compito forse più importante sotto tanti aspetti di Agid è quello di predisporre il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Questo è un retaggio addirittura
dell'AIPA, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è stata costituita addirittura nel 1993, con il compito di indirizzare e di guidare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Ora, il piano triennale prevede fondamentalmente una serie di attività e di interventi a più livelli, partendo dalle infrastrutture materiali, cioè, lasciatemi dire, i pezzi di ferro e di filo delle reti, per le basi informative e i servizi abilitanti della pubblica amministrazione, fino a poi i servizi ai cittadini nei vari ambiti. Questo contesto è ovviamente coperto e informato trasversalmente dal problema della sicurezza. Problema della sicurezza che, come abbiamo già visto in qualche modo in questo seminario, in AGID si traduce con un aspetto fondamentalmente regolamentare. Le misure minime di sicurezza sono il più recente, ma sicuramente non l'unico esempio di questa attività. Un'attività quindi più diciamo strategica, più diciamo politica, e alla quale però viene affiancata in maniera permeante e anche intensa un'attività operativa. Attività operativa che si traduce fondamentalmente nella organizzazione e gestione del CERT, appunto, della pubblica amministrazione, che non nasce oggi, è nato, diciamo, formalmente a fine 2013, nel 2014, le linee di alerting sono state, le linee telefoniche sono state attivate a febbraio del 2014. Nel giugno del 2014 il CERT PA è stato accreditato, è stato riconosciuto da INISA, e nel 2016 è accreditato presso, dal 2016 è accreditato presso Trusted Introducer, che costituisce una delle reti dei CERT a livello europeo e internazionale. L'attività del CERT si esplica fondamentalmente in attività che vedete qui rappresentate: monitoraggio, l'early warning, che forse è l'attività principale, e soprattutto di predisposizione e di gestione della risposta agli incidenti informatici. Ecco, quello che mi preme sottolineare, appunto, è che l'early warning, cioè la capacità di segnalare le nuove minacce informatiche, prevede e presuppone un ampio monitoraggio di quello che è lo spazio cibernetico, come viene chiamato, diciamo, nei documenti ufficiali. Tutte queste attività in realtà producono una massa di informazioni che va a popolare il Cyber Security Knowledge Database, che è un nome abbastanza altisonante e pomposo, ma applicato a un oggetto che è, a mio avviso, di grande importanza, e cioè lo strumento di raccolta delle informazioni pertinenti per la Cyber Security, da cui poi gli stessi elementi strategici, ecco la freccia che rappresenta il feedback dall'operazione, dal campo alla, diciamo, regola, per tutta l'attività di protezione cibernetica della pubblica amministrazione e non solo. In effetti, la struttura di protezione cibernetica nazionale, io la rappresento appunto come un tempio greco, è così come è stata definita dal decreto Monti e poi modificata dal decreto Gentiloni, prevede sostanzialmente una struttura di indirizzo e controllo e coordinamento, che è il nucleo di sicurezza cibernetica, che è costituito dalle amministrazioni, dalle principali amministrazioni che hanno, diciamo, compiti rilevanti per la sicurezza cibernetica, ed è coordinata
dal Dipartimento per le Informazioni per la Sicurezza della Repubblica, il DIS della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La struttura, diciamo, di coordinamento, di controllo è quella, diciamo, che in caso di necessità propone la dichiarazione dello stato di emergenza, poggia sulle tre colonne costituite dai tre CERT che sono a livello nazionale operativi a tutt'oggi: quello della difesa per il settore militare, quello nazionale Italia presso il MISE per il settore privato e il CERT PA per il settore pubblico. Le tre colonne sono basate sul basamento, diciamo, che poi è l'attività di monitoraggio più puntuale, prodotta dal CNAIPIC, che è una struttura appunto di monitoraggio destinata principalmente alle infrastrutture critiche, ma non solo del Ministero dell'Interno. In questa struttura, diciamo, i tre CERT raccolgono le segnalazioni del CNAIPIC e quelle che diciamo, producono internamente per stabilire, per produrre un quadro di riferimento della minaccia cibernetica che è usata dal nucleo di sicurezza cibernetica per monitorare le attività e per decidere le attività da attuare. Il CERT-PA ha, diciamo, un doppio ruolo. Fondamentalmente è centrato sulla pubblica amministrazione. Le pubbliche amministrazioni centrali costituiscono il suo nocciolo duro, ma copre l'intera pubblica amministrazione essenzialmente attraverso quelli che possono essere i CERT locali, come quelli regionali, o i CERT di specifici dicasteri, come potrebbe essere quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze in questo momento, un CERT regionale è quello del Friuli Venezia Giulia, ma in più gestisce un insieme di community che sono costituite sostanzialmente dalle strutture di sicurezza cibernetica che operano all'interno del paese e anche fuori dai confini nazionali come l'ENISA e l'ENSIRC per il settore difesa. Una di queste community, per esempio, è costituita dalle amministrazioni che fanno parte del nucleo di sicurezza cibernetica. La slide presenta la somma, diciamo, un sommario molto sintetico dell'attività 2017. Va dalla diciamo, gestione delle segnalazioni di possibili incidenti che appunto danno il via a delle specifiche indagini laddove se ne ravvisano gli estremi. Indagini che sono effettivamente delle analisi laddove ci stanno situazioni più complesse e quindi possibili nuove minacce, che poi producono normalmente degli avvisi, che sono, diciamo, le segnalazioni pubbliche più, pardon, i bollettini che sono le segnalazioni pubbliche più frequenti, ovvero gli avvisi che sono viceversa mirati verso determinate amministrazioni o gruppi di amministrazioni, normalmente contenenti informazioni che non possono essere rese pubbliche, per questo sono, diciamo, non come vedremo disponibili immediatamente per il pubblico. Altre attività che vengono svolte dal CERT sono appunto i vulnerability assessment su sistemi della pubblica amministrazione e
diciamo, anche il raccordo, come dicevo prima, all'interno del nucleo di sicurezza cibernetica con la segnalazione degli eventi più importanti. Dal punto di vista strutturale, fondamentalmente, dicevamo, il CERT ha una funzione principale di monitoraggio del cyberspazio, che produce delle note, degli avvisi, dei trouble ticket nel sistema, che vengono analizzate dal personale del CERT, che non è così numeroso come avremmo voluto e sperato. In realtà, alla fine ci stanno sostanzialmente 8 full time equivalent che operano nell'ambito del CERT VA e che monitorano diciamo la rete, raccolgono le risorse informative e costruiscono la base dati degli eventi, che è il nucleo di quella base di dati di conoscenza che in qualche modo è stata annunciata nella prima slide. La comunicazione con gli utenti diretti, cioè la constituency e la community, è ottenuta attraverso una piattaforma di info sharing, ossia un sistema di comunicazione, di cooperazione, di work grouping, specificamente progettato per il CERT VA. Dopodiché le informazioni vengono scambiate e in questo settore c'è in atto tutto un processo di standardizzazione e di evoluzione verso gli standard internazionali. In particolare mi riferisco a TACSI e a STIX, per poter comunicare con strutture, diciamo, di sicurezza cibernetica collocate sia entro che i limiti nazionali che fuori da essi. Il CERT VA sviluppa strumenti, ha sviluppato e sviluppa strumenti per il proprio lavoro. In particolare, a titolo di esempio, in questa slide c'è un software che è stato sviluppato per poter effettuare analisi mirate di compromissione su apparati, su computer, diciamo, di vario tipo, e che per esempio è stato utilizzato in modo piuttosto efficace ed esteso nel caso, nell'evento AI Pyramid che si è avuto l'anno scorso. Questo permette fondamentalmente di fare un'analisi mirata a un certo insieme, a un certo gruppo di indici di compromissione, quelli che vengono comunemente chiamati in gergo IOC, che possono essere opportunamente impostati in modo da rendere ottimale il compromesso tra velocità della scansione e, diciamo, quantità di minacce che vengono prese in considerazione. Con gli strumenti, in particolare con la piattaforma di info sharing di cui ho fatto cenno prima, vengono erogati dal CERT PA una serie di servizi destinati fondamentalmente ad analizzare le minacce, a prendere, diciamo, a individuare le contromisure, a rilevare le possibili compromissioni, cioè gli incidenti, sviluppando, diciamo, un'analisi degli elementi dell'incidente. Per esempio, all'interno del CERT viene condotta un'analisi dei malware in modo da poter estrarre gli IOC di cui vi ho fatto cenno prima. Dopodiché il CERT VA supporta, diciamo,
i tecnici nel rispondere agli attacchi. Una cosa importante da capire è che un CERT, in particolare quello del CERT PA, non ha un accesso diretto agli apparati di sicurezza che sono presenti nel campo. Quindi la sua risposta è mediata dagli operatori di sicurezza dell'infrastruttura che è attaccata. Quindi fondamentalmente il CERT, contrariamente appunto a un SOC, al Security Operation Center, è la struttura che in qualche modo fornisce al SOC le informazioni per migliorare la capacità di risposta, quindi le azioni preventive, e poi in caso di incidente individua coordinando ciascun SOC con gli altri SOC, per esempio coloro che i tecnici dell'amministrazione attaccata con i tecnici del provider di comunicazione che viene utilizzato dall'amministrazione e quant'altro per ottenere il migliore risultato ai fini della risposta. Dopodiché, ovviamente, c'è il supporto per quanto concerne il ripristino. Ecco, il ripristino è una fase molto delicata perché a seconda del tipo di incidente, e oggi gli incidenti più gravi sono quelli che mirano a esportare, a esfiltrare, come si dice in gergo, dati dagli attaccati. E quindi nelle pubbliche amministrazioni a portar via dai sistemi dell'amministrazione le informazioni critiche che in essi sono contenuti. Ecco, in questo caso l'attacco è normalmente nascosto e il ripristino è estremamente costoso perché spesso conduce alla necessità di dover far tabula rasa e reinstallare ex novo l'intero sistema informativo. E da qui la necessità di partizionare il sistema informativo, come ha fatto cenno Corrado Giustozzi nel suo intervento, in parti in qualche modo con livelli di sicurezza adeguati. Soprattutto per evitare che la compromissione di un sistema trascini nell'incertezza tutti gli altri sistemi e quindi porti al ripristino dell'intero sistema informativo. Operativamente, le informazioni raccolte dal CERT vengono pubblicate sul sito pubblico, appunto il www.certpa.it, sul quale, previa una semplice registrazione senza alcun requisito necessario, è possibile anche accedere a tutti i bollettini che sono appunto pubblici generati dal CERT PA. Viceversa, per la constituency e le community, la piattaforma di infosharing che permette anche la protezione e la comunicazione protetta delle informazioni, ovviamente è aperta soltanto alle pubbliche amministrazioni e per poter accedere alla piattaforma di InfoSharing è necessario l'accreditamento della pubblica amministrazione presso il CERT PA. Sul sito del CERT, sul sito web, sono disponibili le informazioni per potersi accreditare, nonché la modulistica necessaria. Dicevo prima che le informazioni raccolte dal CERT attraverso i vari canali di monitoraggio del cyberspazio, delle fonti e delle risorse informative, per esempio i database pubblici del MITRE americano, vengono raccolti e vanno a finire in quella base informativa che costituisce oggi il nucleo del Cyber Security Knowledge Database, che è aperto alla consultazione pubblica.
attraverso il sito InfoSec, e questo database, questo sito, raccoglie fondamentalmente le informazioni sulle vulnerabilità, sui malware, su tutti gli aspetti di sicurezza che il CertEPA accumula, mettendoli a disposizione, diciamo, di chiunque ne abbia bisogno. La slide che vedete fondamentalmente è il cruscotto del sistema, da cui poi si può accedere alle informazioni specifiche sulle vulnerabilità, sui malware, sulle strategie di attacco, fornendo anche, diciamo, informazioni abbastanza approfondite. Questo sito è ovviamente in fase sperimentale, tuttavia ha, diciamo, ottenuto un notevole riscontro dalla comunità cyber. Queste sono quelle che sto mostrando, sono le statistiche di accesso al sito InfoSec del mese appena trascorso. Come vedete, il numero di accessi è piuttosto significativo perché siamo oltre i 2 milioni di accessi nell'arco del mese da parte di 151 paesi, e in questi accessi sono stati prelevati dal sito circa 33 gigabyte di informazioni. È da notare che gli accessi che vengono dall'Italia sono meno di un terzo, anzi poco più di un quarto degli accessi complessivi, con quindi un riscontro sulla qualità e la validità delle informazioni abbastanza significativo. Ora, l'attività del CERT e di AGID è appunto nell'implementare questa struttura sempre più come Cyber Security Knowledge Database a disposizione appunto della comunità di sicurezza cibernetica nazionale e anche internazionale. È interessante osservare, per esempio, che AGID sta sperimentando un sistema di connessione diretta tra le informazioni contenute in InfoSec e i propri apparati di sicurezza perimetrale, in modo tale che man mano, non appena delle nuove indici di compromissione vengono pubblicati, inseriti all'interno del sito InfoSec, questi sono resi disponibili ai vari apparati firewall, IPS e quant'altro, aggiornando le policy in maniera da proteggere l'infrastruttura interna. Spero a questo punto di aver dato un'idea, anche se molto sommaria, di quelle che sono gli obiettivi e, diciamo, il modo di operare del CERT. Tra l'altro, il CERT collabora con gli altri CERT della struttura di cui dicevo prima, non solo, ma anche per esempio con il CERT della rete della ricerca, il CERT GAR e quant'altro, proprio in quella prospettiva di community, di scambio informativo che oggi caratterizza in modo fondamentale l'operazione nel campo della sicurezza, perché è finito il tempo in cui gli attacchi erano destinati esclusivamente a fare rumore, a fare pubblicità agli attaccanti, ma viceversa hanno uno scopo economico diretto o indiretto molto forte. E questo lo abbiamo visto nell'evoluzione, diciamo, della tipologia di attacco da
diciamo, i defacement dei siti web o dai denial of service che bloccano i servizi, verso invece attacchi molto sofisticati che introducono all'interno del sistema informativo dell'attaccato sostanzialmente delle teste di ponte controllate dall'esterno, che permettono poi di esplorare e catturare le informazioni presenti nel sistema informativo e addirittura usare il sistema informativo di altri come strumento per attaccare terze parti. Io sono a disposizione per ogni eventuale domanda e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie a te Mario, guarda, ci sono arrivate un po' di domande sul tema della formazione in generale, io ne ho selezionato solo una che veniva al contenuto delle domande, ce la poneva Luigi, ma è una cosa che ripeto è tornata più di qualche volta nelle chat dei nostri partecipanti, e su questo una tua opinione o quantomeno delle informazioni riguardo all'incrocio tra la formazione sul tema della sicurezza all'interno della pubblica amministrazione. È un tema di assoluta importanza perché il primo problema è, dal punto di vista della sicurezza, è l'awareness, è la competenza. Noi scontiamo oggi, ma non solo a livello italiano, una grande carenza di competenze. Un dato per tutti, mi sono lamentato della scarsità di risorse del CERT. Noi abbiamo appena chiuso un avviso in cui cercavamo di raddoppiare le nostre risorse, ma non ci siamo riusciti per carenza proprio di materia prima. Quindi la formazione è l'elemento cardine. Agid ha una competenza anche su questo e diciamo, sono in atto delle iniziative per predisporre eventi, strumenti, diciamo di tipo più avanzato, anche diciamo tipo il webinar di oggi, ma diciamo anche di autoistruzione per poter fare questo tipo di formazione. Ovviamente la formazione è in primo luogo in carico a strutture diciamo più generali che comunque si stanno muovendo. Quest'anno dovrebbe partire il corso di laurea in ingegneria della sicurezza informatica presso l'Università La Sapienza, quindi non più corsi di specializzazione di master, ma addirittura corsi di base. Grazie mille Mario, io detto questo abbiamo sforato di qualche minuto, però siamo giunti a conclusione del terzo intervento, volevo dirvi due cose al volo. La prima è che in questo momento nella pagina, stessa pagina a cui vi siete iscritti, ma vi metto al volo il link in chat adesso, ci trovate già le slide dei nostri tre relatori. E a brevissimo, questo primo pomeriggio, troverete anche la registrazione integrale del webinar di oggi. Detto questo, io vorrei concludere ringraziando davvero gli interventi preziosi che abbiamo avuto oggi di Francesco Tontorelli, di Corrado Giustozzi e di Mario Terranova, che sono riusciti in questa roba difficilissima, cioè a rendere semplice, a rendere accessibile, a rendere comprensibile ai non specialisti, ma per primo un tema complesso e stratificato come quello della cybersecurity, in particolare come quello della cybersecurity nella pubblica amministrazione. Credo che davvero siamo riusciti un minimo a fare ad avere quell'ambizione di divulgazione propria della settimana dell'amministrazione aperta, che immagino ci vorrebbe per riuscire quantomeno a raccontare temi, ripeto, così complessi e sacrificati a persone che non se ne occupano ogni giorno. Mi sembra che ci sia stata una forte partecipazione via chat, e questo ancora una volta credo sia merito dei nostri relatori di oggi, che torno a ringraziare ancora una volta. Vi augurerei buon pranzo, vista l'ora, vi auguro una buona settimana dell'amministrazione aperta. Se vi va, come dicevo nell'introduzione del webinar di oggi, ci trovate qui anche domani e per i prossimi giorni per i seminari promossi da Farmexpia, che sono questi qui. E in più vi invito anche a guardare l'home page del sito di Agid, dove trovate tutta una serie di iniziative a cui anche l'Agenzia per l'Italia Digitale sta promuovendo proprio nell'ambito dell'amministrazione aperta. Grazie ai relatori di oggi, grazie ai partecipanti, siete stati tantissimi, quasi 450, e ancora una volta grazie a tutti. A presto.